Pelo tirato a lucido, orecchie all'insù e coda ben dritta. Un ultimo ripasso delle buone maniere e via. Tutti pronti per il grande ingresso al Palace Settembre di Chiuduno. L'appuntamento d'eccezione è il dog show del bastardino. Nessun colpo di pedigree per questa giornata, ma largo a tutti i più eccentrici quadrupedi, per cui l'albero genealogico è un'incognita. Tu come ti chiami? Alessandro. E lui o lei? Lei è Sheila, ha 4 anni. Ok, vediamo se viene. Sheila! Sheila! Ciao! Ci dici qualche cosa? Lei è un incrocio tra che cosa? Ma non si sa bene di preciso, mi hanno detto che è un incrocio tra uno Staffordshire Bull Terrier e un Labrador, mi hanno detto, i giudici. Dopo. Ti hanno detto che è bella? Sì. Effettivamente mi hanno detto tutti che è molto bella. Quindi per me è facile dirlo, perché è la mia. Grazie, ci racconti la vostra storia? Allora io ho trovato un articolo su un inserto in un giornale di una persona che lo regalava praticamente. Perché lui ha preso praticamente una fregatura tramite internet, gliel'hanno spacciato per un altro tipo di cane e invece si è ritrovato un cane nettamente più grosso. Lui viveva in appartamento e non poteva più tenerla e io l'ho ritirata io perché avendo molto spazio ho detto piuttosto che finisca in un canile così ho preferito prenderla io. Okay. Senti, la cosa che più ami di più di lei? Io ne ho avuti tanti di cani. È un'intelligenza che è un po' fuori la media secondo me, al di là della bellezza, quello che è, che però è molto affettuosa, non ha mai creato problemi. Come vi chiamate? Io Tania, lei Trilli. E da quanti anni siete insieme? 2 anni quasi. Che incrocio è? Volpino e non si sa. La tua storia, come vi siete incontrate? È una mia vicina di casa, la sua cagnolina ha fatto i cuccioli e niente, mi sono innamorata appena l'ho vista. La cosa che più amo di lei? Le orecchie. E il carattere. Come ti chiami tu? Melissa. E lei? Zampa. Zampa, ciao. Senti, quanti anni ha? Uno. Uno, e sì. Mi racconti la vostra storia? L'abbiamo trovato abbandonato dal nostro paese a Fontanella. Era piccolo piccolo? No, era così. Ma quanto tempo fa? 3 mesi fa. E adesso come sta? In casa, giocate? Brava? Sì, stata? Sì. La mamma cosa dice? È bravo il cagnolino? Sì, sì, è bravissimo, affettuoso, è bravissimo. Vabbè. Sì, sì. Voi siete felici? Sì, sì. Sì. Dopo i convenevoli e le prime strette di naso, un ultimo pieno di coccole e tutti sulla bilancia, non ci sono scuse. Unico metro di riferimento è infatti il peso, dai 4 ai 100 kg sono 8 le pelosissime categorie. Poi, sotto gli occhi di esperti addestratori, via con un po' di ginnastica. Si parte con l'agility. Ed eccoli i migliori pelosi ginnasti, i vincitori del 17° trofeo dell'agility. Dopo tanta fatica è doveroso l'assaggio delle prime caldarroste dell'anno. Queste sono le prime caldarroste? Sì, sono le prime, in esclusiva. E da dove vengono? Dalla Francia. E quindi oggi le hai regalate a tutti i bimbi che sono qua nelle loro cagnoline? A quelli che fanno i bravi, solo i bimbi buoni. Va bene. Come deve essere una caldarrosta per essere buona? Deve essere cotta giusta, cioè non troppo cotta né troppo bruciata. Ancora una leccata di baffi e tutti a sfoggiare bellezza e simpatia. È il momento del Best in Show, presentato dal patron, il cavaliere Paolo Prandi. Si parte con la pesata, poi si fa le varie semifinali. Ogni ring vengono scelti 10 cani. Questi 10 cani passano alla finale pomeriggio, che i giudici con l'alzata di paletta ne scelgono 5. Questi 5 vengono premiati con le coppe. Il primo di ogni finalista va al Best in Show finale, che diventano 8 cani finalisti. E qua esce il più bel bastardino d'Italia. Ma vengono giudicati per cosa? Per la bellezza, la bravura, la simpatia? No, va per la simpatia, non è per la bravura. La simpatia del cane, se è più peloso, meno peloso, se assomiglia più tanto al padrone, se non assomiglia tanto al padrone.
non si può scegliere un cane mastino, che tipo di cane, non è il cane di razza che c'ha uno standard perfetto, come so fosse un pechinese e lì c'è lo standard, lì va la simpatia del giudice, il cane che piace di più. La bellezza, si sa, è soggettiva. E poi, al dog show del Bastardino, quel che conta è la simpatia. Paletta alla mano, i giurati promettono giudizi tutt'altro che rigorosi, pronti a farsi conquistare dall'occhietto più furbo, dal musino più tenero o dalla scodinzolata più buffa. I vostri nomi? Claudio, Camilla e Briciola. Camilla e Briciola che cosa sono? Sono in croce fra barboncino e nudo cinese. Vediamoli bene, vediamo. Briciola? Briciola? Briciola, fatti vedere. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just flow, grow, and keep the flow moving. In a 6-4 million baby who cruising. Body grabbing, teary, you're blueing. Had him hot, drama, squeaking, we'll be screwing. Now she's yelling, hollering, out snooping. Hooping, hollering, hollering, hooping. Black and beautiful, he's the one I'm choosing. Hair broken, black and color like a Cuban. Keep moving, that's what we doing. And we gon' be together until your mind's moving. Durante le sfilate ognuno esorcizza la tensione a modo suo. Ma al dog show del Bastardino anche gli amici dei protagonisti sono impegnatissimi, tanti infatti i laboratori creativi dove adulti e bambini mettono alla prova la loro fantasia. Ciao, come ti chiami? Sara. Sara. Sentite, ma vi state divertendo oggi con tutti questi cani? Sì, è perché vado a scuola con Michela. Sì. Ciao, che cosa insegni tu qua alle bimbe? Allora, insegniamo a dipingere, a divertirsi coi colori. Possono facciugare quanto vogliono, con qualsiasi tipo di colore. Prepariamo le mollettine, chiudi pacco, messaggi da appendere alla porta con i cagnolini o le targhe. Insegnate anche ai genitori come intrattenere i loro bimbi una domenica pomeriggio a casa. Sistemano i lavoretti dei bambini che non riescono bene. Open up your eyes. I'll watch the sunrise. One point we have made clear. Nella giornata della dolcezza poteva mancare un record ultragustoso? Per piccoli e grandi, infatti, belli e simpatici, ecco i 115 kg di pan di Spagna, cioccolato e crema per una torta da record offerta da Alessandra e Giovanni Cortesi. Un metro di bontà per ogni anno del dog show, ben 23 metri, ce n'è proprio per tutti. In Trenchtown. Pronta per mangiare la torta da record? Sì. Quale assaggerai? Quella al cioccolato. Come vi chiamate? Ugo, lui e Gigi io. 7. Beh, l'abbiamo adottato a un canile. 7 anni. Da quando è nato? Ha un carattere dolcissimo. Michele, Gris, io 10 anni e lui ne ha 3. Lui è buono, bravo, cioè. Come vi siete incontrati? L'hai portato a casa tu? Sì, l'abbiamo preso, l'abbiamo portato a casa. Sei felice? Vi volete bene? Sì. In una giornata più che mai all'insegna della simpatia e del grande amore, non ci si può però dimenticare dei piccoli bisognosi. Dimensione Animale Bergamo è nata nel 1989
erano diverse sezioni su Milano e Bergamo, dopodiché un gruppo di volontari ha preferito fondare l'associazione solo a livello comunale, quindi in provincia di Bergamo. Ci occupiamo di randagismo. Tante sono le segnalazioni di cani privati che devono liberarsi, tra virgolette, del proprio cane, e noi ci occupiamo di trovargli una nuova casa. Poi ci sono i cani del canile che seguiamo, sempre per trovargli una nuova casa, e ultimamente stiamo seguendo e aiutando le associazioni del sud per i cani abbandonati al sud, che sono sempre in una situazione comunque d'emergenza, e anche ultimamente alcuni cani anche dalla Spagna, perché le Perreras li sopprimono dopo solo 10 giorni. Oggi abbiamo portato 6 cuccioli che sono stati tutti adottati. Abbiamo portato 3 cagnolini sui 2 anni e adesso è rimasto solo Francesco. Francesco arriva da Reggio Calabria, dove è stato trovato abbandonato nelle strade del sud. Ha solo 2 anni, è sterilizzato, vaccinato, microchippato, è arrivato da noi e sta cercando casa. È bello, bisogna avere un cagnolino. Perché ti dà un sacco di amore, ti dà una felicità enorme. Qualsiasi cani, non c'è la razza o il meticcio, ti danno amore tutti i tipi di cani ed è brutto chi li maltratta. Come si chiama? Si chiama Aileen. Quanti anni ha? Ha quasi 8 anni. Qual è la sua storia? Dunque, la sua storia è che un amico di mio marito aveva una cagnolona che gli ha fatto 8 cuccioli. Poi dopo non sapeva a chi dare questi cuccioli, mio marito ha visto la foto nel bar che c'era l'annuncio che regalavano cuccioli e allora ha deciso di regalarmelo, che allora era mio fidanzato, e come regalo mi ha fatto Aileen. E qual è il suo carattere? Qual è la cosa che le piace di più? Aileen è dolcissima, sebbene abbia 8 anni, ancora una giocherellona. Così. Poi vorrei dire a tutti di non abbandonare gli animali e che in vacanza con l'animale si può andare, perché io le ferie le faccio sempre con Aileen, che senza Aileen non sarebbero ferie. Io dico sempre che gli animali hanno un'anima e quindi è giusto cercare di amarli sempre sempre di più. Ma è possibile fare l'oroscopo anche a un cane? Sì, è possibile, anzi direi che proprio gli animali hanno assolutamente un carattere proprio come le persone e possono essere denominati anche attraverso i segni zodiacali. Prima di decretare i vincitori al dog show, spazio alla cultura e alla letteratura, con il concorso letterario per giovani scrittrici di intimità, vinto da Luisa Gelain, che ha raccontato la storia del meticcio abbandonato Fox in Non è mai tardi per rincominciare. E a fine giornata ecco i 3 vincitori. Terzo classificato, che è il numero 65. Un grosso applauso finale, forza, a tutti. Terzo classificato, numero 65. Ecco la premiazione del terzo. Ok, seconda premiazione della contessa di Cagliostro va al numero... Al numero... Per poco la vita. Al numero... 108! E dunque, il primo premio va al numero, incominciamo con un grosso applauso tutti insieme, al numero 82! Un simpatico trio, quello vincente, in cui non si sa chi sia il più soddisfatto. Nicola! E tu come ti chiami? Daniele! Guarda. E il vostro cagnolino? Bill! Avete vinto, siete contenti? Sì! Sì! E la coppa è grandissima, la portate in camera vostra? Sì! Perché avete vinto, lo sapete? No! Perché avete il cagnolino più bello! È il più bello il vostro cagnolino? Sì! Dimmelo tu! Sì! Il mio cagnolino? Più bello!